prevedere ciò che il conducente di un'auto farà e avere a disposizione sistemi in grado di adeguarsi e soprattutto di proteggere da incidenti. Un'idea che è sempre più a un passo dal diventare realtà. Ricercatori di Göteborg hanno contribuito con una nuova indagine a mettere in luce qualcosa di inedito. Il modo in cui guidiamo ci deriva da un comportamento innato, legato al momento in cui normalmente con le mani cerchiamo di raggiungere un obiettivo. Con il modello che abbiamo sviluppato è possibile prevedere che cosa faranno le persone al volante prima che lo facciano, assicurano i ricercatori. Il team è partito dallo studio del modo in cui gli esseri umani muovono la mano da un punto A a un punto B per raccogliere qualcosa. La velocità del movimento ha un rapporto diretto con la distanza. Maggiore la distanza, più veloce il movimento. Ma l'effetto interessante è che il tempo per portare a termine il movimento è quindi lo stesso indipendentemente dalla distanza. E si è scoperto che per il 95% dei casi la teoria è applicabile anche alla guida. Il guidatore gira il volante secondo lo stesso sistema rilevato per raggiungere gli oggetti.